grande responsabilità. Stasera però godiamoci questo momento, un momento veramente di gioia, di ripartenza. La cultura sta ricominciando a mettere le ali e quindi godiamoci, lasciamoci trasportare questa sera noi e poi usciti di qui veramente accompagniamo la nostra città a ripartire. Dopo di me ci sarà una breve introduzione dell'assessore Bragato. Io voglio solo ringraziare tutte le autorità civili, militari, i sindaci che sono qui presenti. Grazie di essere qua stasera con noi. Voglio ringraziare tutte quelle realtà che hanno aiutato, contribuito a realizzare questa serata e anche a promuoverla, perché è molto importante promuovere quello che stasera verrà fatto qui e chi stasera ci metterà le competenze e l'arte per farlo. Per cui grazie, vedo il presidente della Fondazione Lucio Lora, che ringrazio, la famiglia milanese, l'Avis, il Rotary Club Partenco Milanese, l'Ios Legnano Host, Sentione News come media parte. Spero di non aver dimenticato nessuno, ovviamente nella rete del teatro che ci ospita. E quindi io mi fermo qui, il saluto del sindaco per una volta veramente breve, lascio la parola all'assessore, ci vorrà più tempo per cambiare il microfono. Leggo brevemente le sue parole perché non può essere qui, ma ci teneva, per cui, semplicemente per ricordare che oggi è un giorno importante, assolutamente così. Riaprire un teatro dopo un anno e mezzo di pandemia è un po' come riportare una luce nella vita di ognuno di noi. Riaprirlo con un concerto dona a questa luce anche un moto di gioia e di speranza. E che questa musica sia suonata dall'orchestra che porta il nome della nostra città ci fa essere orgogliosi del luogo dove viviamo. Non ci sono controindicazioni, effetti collaterali, ma i benefici che se ne traggono vanno al di là della nostra umana comprensione. Quindi nutriamoci della musica di questa sera e di tutte le iniziative che a breve partiranno per rendere Legnano una città ricca d'arte e di cultura. Il mio grazie a Marco Negri e Rosanna Bergonzi per la passione che li ha spinti a tenere duro in questi difficili mesi e per come si prendono cura del nostro teatro comunale, e al maestro Daniele Vallello e tutti gli orchestrali, perché sarebbe inimmaginabile una vita senza il suono di un violino, il contrappunto di un fagotto o la solidità di un flauto traverso. Sono con voi. Ecco, ringrazio Paolo per queste parole. Prendiamo questo costume in pieno. E quello che vorrei aggiungere è che penso che questa serata sia non abbia a che fare solo con la riapertura e con lo spettacolo di questa sera. Spesso, come amministrazione comunale, siamo dal punto di vista culturale siamo misurati, giudicati giustamente su quello che facciamo, le iniziative che direttamente o indirettamente attraverso per esempio la gestione di questo teatro proponiamo. Ovviamente è molto importante, giusto che sia così, ma credo che il nostro ruolo vada al di là di quello che può essere quello di un'agenzia di spettacolo, di eventi culturali. Questa sera ha a che fare con il rapporto con le organizzazioni culturali che animano la nostra città, sono veramente tante. In questi mesi abbiamo cercato subito di ascoltarle, se non altro, destinare le risorse che potevamo destinare per contribuire a sollevarsi dall'anno che è stato il 2020, che è stato terribile per tutti, come sappiamo tutti, in particolare per la cultura. E abbiamo cercato di coordinare l'ascolto e il coordinamento, la condivisione tra queste organizzazioni perché crediamo che sia il ruolo fondamentale di un'amministrazione comunale, quello di favorire la vita culturale, di favorirne il coordinamento, di favorire la condivisione di informazioni, la conoscenza delle attività culturali nella cittadinanza. E poi ovviamente ha a che fare con questa sera, ha a che fare con la gestione del teatro. E qui, anche qui, mi ripeto, mi unisco al ringraziamento a Marco, a Rosanna e a tutti coloro che lavorano per questo teatro. In un anno terribile non possiamo che ringraziarli per la puntualità, la precisione e la responsabilità con la quale hanno mandato avanti questa struttura così bella che abbiamo rinaugurato pochi anni fa, credo
debba continuare a essere un orgoglio, un vanto per la città di Legnano, per questo reso possibile dal loro lavoro. E il fatto che oggi siamo qui è davvero, davvero importante, è l'ennesimo segno di come loro tengano a questo teatro e lo stiano promuovendo con tutte le loro forze. Grazie davvero, saranno tra i protagonisti degli eventi estivi, culturali estivi che ci accingiamo poi a presentare nei prossimi giorni, come l'anno scorso, insomma, adesso non anticipo troppo, ma come l'anno scorso ovviamente molto sarà incentrato sul castello di Legnano e il Teatro Tiro Innanzi sarà presente con diversi spettacoli in versione estiva. Grazie ancora, grazie a tutti e a questo punto lascio il palco all'orchestra della città di Legnano, Franz Josef Haydn. Grazie.